Buongiorno a tutti, sono la Iana94 e questo è il mio canale. Oggi abbiamo venuto per la rubrica Consigli e libreschi, film e serie TV non period. Lo so, non ho gli occhiali, ma perché ho dovuto portarli dall'ottico per una piccola sistematura consigliata dall'oculista, ma questa è un'altra storia. Comunque, oggi parleremo di un libro, dopo tanto tempo torniamo a parlare di romanzi. E il libro in questione è La regina imperatrice di Antonio Caparica. Allora, il libro è uscito l'anno scorso per la Sperling Cafer, è uscito di recente anche in versione tascabile e bisogna dire che è un romanzo tout court. Per analizzarlo, io mi baserò principalmente su due biografie che ho della regina Vittoria. Victoria Regina di Anka Munstein e La piccola regina Vittoria al suo tempo di Carolee Erickson. Questo è praticamente, diciamo, un bignami. Allora, il romanzo comincia nel 1870, per certi versi l'anno più vicino a quando l'Inghilterra sembrò dovesse tornare una repubblica. Dico tornare, non diventare. Perché ricordiamoci che l'Inghilterra è stata una repubblica durante il Commonwealth di Cromwell. È durato poco, ma comunque l'è stata. Il romanzo, infatti, narra di come Victoria cominciò a tornare popolare, perché dalla morte dell'amatissimo marito Albert, la regina si era di fatto isolata dal mondo. Preferiva ignorare Londra e frequentare come residenze non più Buckingham Palace o Kensington, ma solamente Windsor Castle, Osborne House nell'isola di Wight e Balmoral Castle che sappiamo essere in Scozia. Questo portò negli anni a una crisi di governo perché il popolo, specialmente gli elementi più radicali e repubblicani non comprendevano perché dovessero pagare una sovrana che nemmeno si presentava a Londra, non compariva, non si vedeva più, veniva percepita come una spesa inutile. Il governo tentò di metterci una pezza chiedendo alla regina se si poteva chiamare il principe di Galles. Non funzionò perché Vittoria aveva dei pregiudizi sul figlio. E questa è di base la trama del romanzo. Infatti, è un romanzo, diciamo, molto tranquillo, non ha grandi impennate e non ha grandi scosse, ma analizza molto bene la situazione. E sebbene inizi nel 1870 e da lì poco si smuova, è però pieno di flashback che ci permettono di, diciamo, scoprire e analizzare meglio le vicende che stanno accadendo. Per dire dei tanti flashback ci sono quelli relativi agli anni felici con Albert, il primo governo di Victoria, anche flashback riguardanti i suoi figli, la crescita dei suoi figli, il modo diverso in cui lei si è posta con costoro. Poi ci sono cambi di punti di vista importantissimi perché questo non è un romanzo solamente su Vittoria, ma più in generale sulla sua famiglia. Tra i punti di vista che vengono analizzati, infatti, ci sono quelli di suo figlio, il principe di Galles, Edward Albert, detto Bertie, che poi sarebbe diventato Edoardo VII. Abbiamo anche il punto di vista di sua moglie, la bellissima Alexandra di Danimarca, probabilmente la regina più bella che l'Inghilterra abbia mai avuto, e fidatevi, nessun'altra, prima o dopo, sarà mai bella come Alessandra che a 60 anni sembrava ancora una ventenne. Controllate le foto. È una donna bellissima. Conservatasi molto bene, un po' come sua sorella la zarina di Russia, Maria Feodorovna, ma qui siamo off topic.
Parlerò prima o poi di loro, ma non in questa rubrica. Comunque, seguiamo lei, seguiamo alcuni membri del governo, tra cui Benjamin Disraeli, futuro primo ministro. E grazie a Berti abbiamo anche una visione della Francia, perché si passa dalla Francia strabordante e felice del secondo impero, meglio fine secondo impero, alla Francia della Comune di Parigi. Diciamo con la guerra finita, una serie in corso e Parigi nel caos. Non si parla solamente di punti di vista, diciamo, dei reali o dei politici importanti, ma anche, diciamo, di coloro che lavorano per loro. E questo è molto importante. Uno spazio piuttosto grande è riservato a quella che viene definita tuttora la figlia ribelle della regina, ossia la principessa Luisa, poi duchessa di Argyll, che ebbe una vita, diciamo, alquanto anticonformista, suffragetta, ascoltrice e ragazza molto indipendente. Qui vengono analizzate, diciamo, alcune voci che la riguardavano, su cui non si è mai chiarito effettivamente cosa sia accaduto, cosa non sia accaduto, cosa si è detto, cosa non si è detto, e lasciato molto nel dubbio. A tal proposito, ecco l'altra domanda. Cosa c'è di vero e cosa c'è di romanzato in questo romanzo? Potrà sembrare strano, ma di romanzato c'è pochissimo. E già, pubblico mio in sala, per quanto sia un romanzo, è molto serio, molto documentato. Tanto che sebbene non ci sia, diciamo, una pagina esplicativa con la bibliografia, uno riesce più o meno a desumere i libri utilizzati e soprattutto come certe voci che all'epoca correvano sono state riprese e analizzate, svolte, e voci poi successive sono state incrementate nel romanzo. Per esempio, ne abbiamo una, e questa a mio parere è l'unico scivolone del romanzo, che sembra suggerire una conferma ad una certa questione che è tuttora molto dibattuta tra gli storici. Non vi dico quale, in caso vi interessi, lo vogliate comprare, lo possiedete già e non l'abbiate letto, ma è uno spoiler bello grande su cui ci si interroga tuttora. Il romanzo si pone per certi versi come un sequel di Victoria, la serie TV, quella con Jenna Coleman. Diciamo, in certi aspetti riprende alcune delle caratteristiche, delle caratterizzazioni più basilari per poi ampliarle, migliorarle, rendere il tutto molto più veritiero al periodo. Bisogna dire che la Victoria che emerge è una donna stanca. Stanca di dover continuare a vivere senza il marito, stanca di stare senza di lui, stanca del governo, stanca di essere importunata dai primi ministri che non la capiscono in quanto vedova, ma allo stesso tempo tenace, consapevole che si trova lì per adempiere un compito e che sebbene lei stessa stia sbagliando, non vuole che qualcuno glielo ricordi perché già soffre, non vuole aggiungere altra sofferenza. Insomma, una di quelle donne che sa di sbagliare ma che vuole continuare a farlo perché sente che in quel momento è la cosa giusta per lei. Molto diversi sono tratteggiati il principe di Galles, che vorrebbe tanto avere un ruolo attivo nel governo, ma che non gli viene consentito dalla madre, e quindi lui si perde tra alcol, amici, donnine, e proprio per questo la madre non lo ritiene adatto. Fu un circolo vizioso che durò per tutta la vita della regina. Tra l'altro c'è una attenzione, diciamo, non particolare, non eccessiva, ma abbastanza rilevante alla sua educazione, un problema che ebbe, diciamo, per tutta la vita. Infatti, molti psicologi hanno ipotizzato che Re Alberto VII soffrisse di una forma, anche piuttosto grave, di disgrafia. Analizzando le sue lettere, infatti, si notano molti dettagli strani, fra cui caratteri molto grandi, quasi infantili, che stonano su un uomo di 60 anni che pure, diciamo, fu attentamente controllato e preparato per essere re, un po' come il suo discendente Carlo. Con la differenza che sembra che, per qualche motivo, Berti
non riuscisse a essere brillante negli studi. Se si trattava di imparare a pappagallo e poi scrivere, in quel caso, niente. Se invece venivano presentate le materie in altri modi, si dimostrava un allievo piuttosto capace. Fatto che oggi ha fatto supporre che appunto soffrisse di questo disturbo, ma è un'ipotesi. Si parla poi di sua moglie e, diciamo, della loro vita matrimoniale improntata al massimo rispetto, con lei che, po è poverina, è probabilmente una delle regine più qualificate d'Inghilterra, che sopportò tutto con una paziente, diciamo, devozione perché è perdutamente innamorata del marito, sebbene, ma questo è spoiler, che potrebbe essere romanzato. Francamente, se mai avesse reso la Parigi, in questo caso io direi bene, perché Edoardo VII non meritava una donna meravigliosa come Alessandra di Danimarca. Si accennano poi, diciamo, alla questione irlandese, per certi versi, come molti dei deputati più repubblicani e radicali fossero irlandesi, come tra i poveri a Londra forse ci fossero molti immigrati irlandesi e questo alimentò sia il divario sociale, economico e politico. Si accenna anche all'India, da poco divenuta, diciamo, ufficialmente colonia inglese, e a come, per soddisfare le masse, per placare la propria regina, Disraeli si inventò il titolo di regina, di imperatrice d'India, per, diciamo, calmare sia la classe agiata e aristocratica indiana che per acquietare la regina che non si fidava di questa acquisizione. Il titolo di re imperatore è stato un titolo inglese fino al 1948 con l'indipendenza e poi la famosa partizione. L'ultimo a fregiarsi di questo titolo è stato re Giorgio VI, che infatti aveva come titolo completo Re per grazia di Dio Giorgio VI, re d'Inghilterra e imperatore d'India. Suo padre si era anche fatto incoronare in India con una fastosissima cerimonia. Quando fu il suo turno c'erano altri problemi e non si poteva fare. Per queste informazioni su gioielli e tanto altro, io vi rimando al profilo Instagram di Marina Minelli, che le spiega le cose meglio di me, perché è più ferrata. Allora, in conclusione, questo romanzo è buono? Sì, se uno vuole cominciare, diciamo, ad appassionarsi all'Inghilterra vittoriana, alla regina Vittoria, alla Royal Family, dopo aver visto appunto Vittoria, o anche adesso dopo The Crown, vuole scoprire il prequel, è ottimo, perché appunto è molto fedele, un po' romanzato quanto basta, ma comunque diciamo le cose le dice bene. Forse la questione dei flashback può risultare un po' stranita, anche tanti cambi di punti di vista, però in qualche modo tengono svegli il lettore. Detto ciò, cosa molto importante almeno per me, abbiamo dei meravigliosi alberi genealogici. Da un lato Hannover e dall'altro Sassonia Coburgo Gotha. Infatti, qui si vede molto bene come di fatto la dinastia del principe Albert si sia impiantata su quella degli Hannover, che sarebbe quella di Vittoria, che in quanto donna non potrà trasmettere il titolo. Elisabetta ci è riuscita, ma con una legge speciale del Parlamento, ma questa è un'altra storia. Di fatto qui possiamo vedere anche tutto il resto del parentame, che in un certo senso è importante perché comunque nel romanzo se ne riparla per quanto riguarda i flashback, ma direi che è un argomento un po' secondario. Quindi io ve lo consiglio, perché come già detto il romanzetto c'è poco, scorre molto bene, è scritto da una persona competente, quindi sì, Vittoria, la regina imperatrice di Antonio Caprarica, con sottotesto intrighi, delitti, passioni alla corte di Vittoria, che io ho ritagliato, della Sperling, uscito l'anno scorso. Assolutamente consigliato. Poi se uno vuole approfondire, ci sono altri testi, saggi, biografie, quelli che vi ho citato, ce ne sono altri, ovviamente questo è
introduttivo, da accettare, diciamo, all'80%, che comunque, per quanto veritieri, molti avvenimenti sono romanzati. Questo è tutto, ci risentiamo la prossima volta. Dovrei riavere gli occhiali perché ultimamente, dopo non averli portati quasi un mese e non avendoli più, mi sento un po' a disagio, ma questa è un'altra storia.